Grazie, essere venuti. Volevo soltanto, visto che per un paio di settimane non ci saranno consigli dei ministri, ringraziarvi per come avete accompagnato in questi primi 6 mesi, quasi 6 mesi di governo, l'azione mia e dei ministri. E poi volevo anche augurarvi buone vacanze e augurare buone vacanze a tutti gli italiani. Due parole soltanto perché non sono qui per celebrare niente. Quindi, no, le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera vadano ancora meglio. Perché continuano ad andare meglio, però, e questo è un messaggio che voglio lanciare chiaramente, e lo dico un po' a tutti noi, a tutti gli italiani: vaccinatevi e rispettate le regole. Poi, indubbiamente, ieri ho ringraziato i ministri per la determinazione, per il loro lavoro, per la determinazione che hanno avuto in questi 6 mesi di governo nel disegnare l'agenda e nell'implementare, nell'attuare l'agenda stessa. Ma mentre appunto ci avviamo tutti un po' per prenderci queste 2 settimane di vacanza, il pensiero che bisogna tenere chiaro in mente è che tra 2 settimane ci vuole la stessa determinazione, se non maggiore, per affrontare quelle che sono le sfide, i problemi, le risposte che dobbiamo dare a problemi urgenti, gravi. E quando parlo di queste cose, a parte l'impegno che abbiamo preso per cominciare la scuola in presenza, assolutamente, la continuazione della campagna vaccinale, che ho detto che non voglio celebrare successi, però questo effettivamente va detto, che l'Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti di Francia, Germania, Stati Uniti. Occorre che questo sforzo continui, come ho detto prima. Ma poi ci sono tutti i problemi che riguardano il lavoro. E infatti oggi c'è stata una riunione col Ministro del Lavoro, ma ce n'è uno in particolare che sta a cuore a tutti noi, a me certamente, forse sta a cuore più di ogni altra cosa. E cercare di fare qualcosa per migliorare quella che è una situazione inaccettabile sul piano della sicurezza del lavoro. E in questa circostanza volevo anche rivolgere un pensiero commosso, affettuoso, a tutti coloro che volevano bene all'ALA e alla REM. Ma questo è 2 mesi fa era l'Adorazio, se ricordo bene il suo nome, e così via, ogni giorno. Quindi occorre decisamente, è stato fatto molto su questo piano, non è che non sia, ma occorre fare molto di più, evidentemente. Per il resto vi auguro buone vacanze e spero che ritorniate in forma come siete oggi, ma voi non avete bisogno di vacanze in effetti, quindi grazie. Ora, se volete, prendo su una o due domande, perché non è una conferenza stampa e la faccio oggi, è un incontro veramente, come dire, affettuoso e di ringraziamento. Ieri non c'ero, ma non è che, come ha detto qualcuno, ho disertato la conferenza stampa, era semplicemente che non c'era modo di farla, motivo di farla, perché le questioni erano particolari, tecniche, ed era bene che i ministri che hanno lavorato tantissimo su questi problemi fossero loro a presentarle agli italiani. Prego. Tanto grazie, accogliamo invece volentieri l'invito ad andare in fede, insomma, perché un pochino noi invece in realtà. Le volevo chiedere, appunto informalmente, sappiamo che ieri lei ha rivendicato, insomma, anche in qualche modo... Ah, scusi? Rivendicato in qualche modo, sì. Levo questo mentre faccio la domanda, questi primi 6 mesi in cui avrebbe detto, insomma, abbiamo fatto abbastanza bene. Ecco, in prospettiva dell'autunno, adesso lei che cosa si aspetta? Ecco, il tema di più, diciamo, la recrudescenza magari della pandemia, poi le pulsioni politiche, ci sono amministrative. Guardi,
Dunque, ieri sì, ho ringraziato tutti i ministri e il sottosegretario Garofoli per tutto il lavoro, tanto e buono, che è stato fatto in questi mesi, ma ho anche aggiunto che io ero il meno adatto a farlo, perché ovviamente ho un, come dire, un interesse costituito nel lodarmi e nell'apprezzarmi, quindi ho messo le mani avanti su questo. E la cosa temere di più nei mesi a venire? Tutto, dobbiamo essere sicuri di aver fatto tutto per evitare che la pandemia si aggravi. Che poi questo basti e no, non lo sappiamo. Tutto quanto viene fatto sulla base delle evidenze, dei dati di oggi. Voglio ricordare che un celebrato istituto di ricerca aveva previsto per la metà di luglio tipo 1700 morti al giorno, e ce ne sono stati 7, 8, una cosa così. Quindi questo vuol dire che è una situazione fluida. Noi dobbiamo essere in ogni istante sicuri di aver fatto tutto il possibile sulla base dei dati a nostra disposizione. Ma a parte questo, e se riusciamo a essere sicuri, a garantire sicurezza e fiducia in tutti noi, in tutti gli italiani, come dicevo, si pensa che l'economia vada sempre meglio quest'anno. E però questo non deve farci dimenticare che dobbiamo affrontare quelli che sono i problemi che restano all'interno di questa crescita molto elevata. Appunto, come dicevo, l'occupazione, le aziende in crisi, la riforma degli ammortizzatori sociali, la questione della sicurezza sul lavoro. E poi ancora abbiamo invece l'agenda del PNRR, la delega fisco, la delega concorrenza. La lista è lunga, la conoscete anche voi. Ecco. Prego. E due domande. La prima è: questi primi sei mesi in cui lei insomma si è esibito tra virgolette in una versione da Presidente del Consiglio, quindi comunque da leader di una maggioranza molto composita, ecco, se alla fine ci sono più lati in chiaro e lati oscuri, e proprio alla luce di questo, comunque lei prima ha detto, ha portato anche dei risultati che il Paese sta ottenendo, è iniziato un tramestio dei partiti, visto che siamo nel semestre bianco, che in qualche modo la coinvolge. Per lei il suo orizzonte qua a Palazzo Chigi rimane quello fino al 2023 o chi vedrà vedrà? Grazie. Guardi, l'ho detto altre volte, non ci sono lati scuri o lati chiari. Tutto questo, l'unica cosa che conta sono i risultati, e i partiti guardano ai risultati esattamente come facciamo noi, come faccio io. Non è che loro hanno in mente obiettivi diversi, hanno in mente, no, lavorano, sembra strano, lavorano anche loro per il bene degli italiani. Non esiste contrapposizione tra questo governo e il Presidente del Consiglio, contrapposizione di fini intendo dire, che lavorano sono i buoni e gli altri no. No, si lavora tutti insieme prima di tutto, perché non è che il governo essenzialmente vive perché c'è il Parlamento che lo fa vivere e perché c'è il Parlamento che legifera. Quindi non c'è contrapposizione, lavorano tutti. Guardi, l'orizzonte è nelle mani del Parlamento, quindi anche su questo non è che posso esprimere visioni, vedute, niente. Sono qui, sono stato chiamato per far questo, cerco di farlo al meglio e poi vedremo, ecco. Allora, vabbè, un'ultima domanda, però ragazzi, se avessi voluto fare una conferenza stampa sarei andato ieri, invece non c'era materiale, perché è più che altro veramente un incontro di ringraziamento e di augurio affettuoso questo. Comunque vada. Alfonso Raino, Agenzia Dire. Si è aperto un dibattito sul reddito di cittadinanza, che mentre ha funzionato diciamo come reddito di sostegno nella fase di emergenza, non sembra aver funzionato invece sul lato delle politiche attive del lavoro. Volevo chiedere se verrà riformato e se cambierà anche la platea dei beneficiari. No, è troppo. Allora, è troppo presto per dire se verrà ridisegnato, se verrà riformato, come cambierà la platea dei beneficiari. Quello che però vorrei dire è che il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno. Grazie.